E va lenta sta barchetta, oh. Sai che tra poco devo cambiare filtrino. Quello. Ci sono delle maschere lì, magari ne trovo una. Posso? Ok. Oh, benissimo. No, ho trovato dei filtrini però. Che brutto posto. Andare di qua. No. Strane voci. Ma forse di là, va. Oh, ok. Bene. Abbiamo cambiato la maschera. Ancora tu no, mi lascia stare. Non ho più. Forse ce li ho. Ecco, bravo, vai via, va. Kit medici, no, non ne ho più. Sarei inosservato. Vabbè, ma dai, non ho fatto neanche rumore. Porca vacca, porca vacca. Vado di qua. Non lo so. Se è la strada giusta, non lo so. C'è qualcosa dietro, non voglio vedere. Ok, qua si tocca. Altri filtri. Aspetta, forse è meglio che accenda la torcia, però. Qualcosa volante, cos'è? Ah no, è il sistema d'allarme, sì. Qui ci sono degli umani? Non penso, Cioè, dubito fortemente. Forse c'erano prima. Tempo fa. Oh, andate via. Di qua. Ah. Perché non mi date una mano? Scusate. Ah, di qua, di qua, di qua, di qua. Avanti, amico. Vieni fuori. Corro? Avanti, sbrigati. Non me lo faccio ripetere due volte. Oddio. Ce ne sono un sacco. Ma da dove stanno arrivando? Arpio, togliamo quello grosso. Ho qualche problemino. Aia. Preso. Non posso saltare. Primo, merda, no, non ci arrivo dall'altra parte a quanto pare. Oddio. Cioè, vabbè, siamo morti, sì. No, non posso saltare, vabbè, io volevo provare. Giusto per evitare. No, a quanto pare devo per forza abbatterlo. Ah, però qua ci sono robe. Aspetta. Io tenere il fucile a pompa contro sto coso. Ok. Ce ne sono un sacco. Ma da dove stanno arrivando? Arpio, togliamo quello grosso. Ma colpite però. Colpite. Allora.
Meno uno. Opla. Arriva! Uso anche le bombe. Sì. Andato! Maledettimo! Io. Ma... a destra! La vacca. Primo, pure l'ossigeno. Concentrate il fuoco! Qui! Ce l'ho sempre dietro! Avanti, avanti! Ecco! Ne ho preso uno! Giù! Dai, che è fermo! Primo, ora no! Si è spostato! Certo, coprimi! Dai, che è troppo bastardo! Dai, io continuo a colpire! Concentrate il fuoco! Qui! Qui non gli ho, non gli ho fatto andato. Nulla. Preso! Avanti, avanti! Tiriamolo. Dai! Fide. Proprio sotto, eh! Non è morto! Uccidi quello grosso! Quello che sto facendo! Concentrate il fuoco! Mister! Ci sto provando almeno! Porca miseria. Aspetta! Meno uno! Morto, 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 morto. Stanno scappando. Finiscili. Ma vai, non spreco più colpi. Ne ho anche pochi della doppietta adesso. Me li devo rifare. Anche peggio. È la prima volta che vedo una bestia simile. Devo... ecco, grazie, eh. Con calma, tutta la notte. Eccoti. Cavoli, arrivo. Sei meglio di un intero esercito. Guarda. Entra pure. Che bello vederti. Entra, qui è sicuro. Avanti, entra. Non sprecare filtri. Oh. Ti ho avvistato quando eri ancora lontano. A momenti ti speravo. Ma così impari a non rispondere alle comunicazioni radio. Però, beh, sentivo che eri tu. Spero che mi perdonerai per quello che è successo ai giardini. Per qualche motivo ero veramente contento di vedere quella rognosa di Anna. Finalmente ha smesso con gli scherzi perfidi. Forse si vergogna di aver abbandonato un compagno sul campo di battaglia. Potrebbe sentirsi in colpa, magari. Non ti avevo preso seriamente prima. Hunter, invece, lui ci aveva visto giusto fin dall'inizio e ti ha dato fiducia. Mi ci è voluto del tempo. Non l'avevo capito finché non ti ho visto in azione. E per poco non ti facevo ammazzare. Non mi rendi le cose facili, Artyom. Adesso la smetto. Forza, vai a prepararti. Tra poco arriveranno i ragazzi e andremo tutti insieme all'Oktyabrskaya. Fare rifornimento magari prima, se possibile. Ok, questi sono chiusi. Proiettili. A proposito, un venditore ambulante di armi si è fermato. Ciao, qui amico. Per la notte, così potrai dare un'occhiata alla sua merce. È un'idea fantastica, okay. Ragazza. Aiutate un vecchio a sopravvivere in questi allora, tempi bui. Che succede? Comprate qualche. Queste sono speciali, pulitissime e rotonde. Granata. Magari, dai. Comprale e non te ne pentirai. Ok, è tutto al massimo praticamente. E magari queste cartucce sono di ottima qualità. Qualche cartuccia. Sani, tanto ne abbiamo di. Che si dice di nuovo? Ok. Com'è la situazione? Resto fino a domani. Quindi se ti serve qualcosa, vieni dritto da me. Qui ok, niente per scambiare le armi. Ma non mi interessa granché. Sono riuscito a parlare con San Pietroburgo. E loro sapevano della nostra esistenza. Qualcuno è riuscito ad arrivare laggiù con un aereo. Uno piccolo. Sei mai stato nelle catacombe? Solo una volta. Ma sono notizie vecchie. Erano le catacombe vecchie di un'antica chiesa. Non so quanti secoli potessero avere. Sono sopravvissute persino ai bombardamenti nucleari. Alcune persone della chiesa si erano nascoste lì dentro durante la guerra, ma sono scomparse. Ho
Potrebbero essere arrivate fino alle gallerie principali della metro, oppure... Sai, la gente racconta anche altre cose. Ti riferisci alla mammona? La mammona? Chi potrebbe essere? Wow, i nostri sono veloci. Fate attenzione, non si sa mai. Parola d'ordine. Posto di blocco. È quella vecchia. Conosco quella voce. Merda, non riesco ad associarla a nessuno. Aspetta un attimo, potrebbe essere... Lesnitsky. No. Cioè, boh. Comunque non... Una trappola. Un attacco, anzi. Tu, dannato traditore. Anna, che sorpresa. Non sono un traditore. Non mi sono mai schierato dalla tua parte. Lei viene con noi. No! Ah, quello dei comunisti, sì, sì, della linea rossa. Ok. Che avevamo intravisto, sì. Ok, siamo salvati per miracolo. E adesso dobbiamo andare all'inseguimento. Salvare Anna. Questo. Quelli erano rossi. Il traditore aveva le nostre uniformi. Hanno preso Anna. Sono scesi di sotto. C'è un'entrata per le catacombe che porta all'Ottia Praskaya. Loro ci stanno andando. È un brutto posto. Anna. Andiamo a salvarla, ovviamente. Se non nostra compagna. Ok. Ah, no, no, niente. No, niente munizioni. Fatto bene a prenderle, si sa mai. Torcia. Mica abbiamo ancora la maschera. Ah, no, 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 togliamola subito. Ok. Volevo solo controllare. Che è, oh. No, ha niente luci? Come mai? C'è un problema, forse? Al limite. Si è accesa la torcia così? All'improvviso. Facciamo un po' di ragnatele. Ah, non devo toccare le ombre, forse. Attenzione. Forse. Come nel primo. Attenzione. Ma forse qua si può. Qua ritorna la luce, infatti. Strani versi, cos'è? Lei mi lascia stare? Vero? No, eh? A quanto pare no. Vabbè. Cavolo. Non
abbiamo kit medici, perciò benissimo. Cos'è? Premi... No, che cavolo stava succedendo? Non lo so. Eccolo. Dov'è? Dov'è? E dai, muori però. Oh. Dov'è? Saltano. È in fronte. Oh, oh. Cos'è? 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 No. Ok, quindi avevo quasi finito la discesa. Ricarichiamo. Qua accendiamo la torcia. Ma dove siamo finiti? Quali viscere? Aspetta. Gigante sembra. Da là. Però vediamo, io non sparo, non faccio nulla. Sembra una mandria questa. Ah sì sì, stiamo qui, per carità. Lasciamoli passare, non voglio guai. Qui non si può usare la luce. È che c'è qualche ombra strana. Scusate, un po' di frecce. Oh, dei kit medici, usiamone subito uno prima di morire male. Oh. Decisamente catacombe queste. Ah, ok, sono spiriti. Spiriti di chissà quale epoca. Ok, ottimo. Ok, qua. Occh. Quello sta mangiando e si è accorto di me. Ok, ho fatto un po' di casino, però forse era da solo. Speriamo. Qua. Poi è stardo. Madonna. Ha rubato il corpo? Cioè. Boh.
devo preoccupare? Sì. Aia. Ecco. Non t'ho salvato qui, aspetta. Allora, togliamo la torcia, va. Ma devo ammazzarli tutti per forza. Carichiamo. Ok, ancora vivo. Guarda non più. E mollami. Ok, basta. Basta. Ti premo. Qui. Con la ruota. Ok, passiamo. Spari? C'è qualcuno? Bello però, non male questa grotta. Che mangia, cioè bestie che mangiano. Oh, che spavento. Oh, che è sto qua? Dove sei? Non lo vedo. È dentro il muro. Madonna, cosa fa? Attacco sonoro. Muori, va. Cavolo. Dicevo. Ah, sì. Troviamo cose. Curiamoci. Visto che abbiamo trovato kit medici. E dove vado? Proiettili, ok. Qua forse altri proiettili. Altre bestie. Però vediamo se le attacco all'improvviso. Gli faccio più male. Al volo t'ho preso. Aspetta. Cavolo. Usando un sacco di colpi per doppietta. Proviamo a usare un po' la K, visto che ho 10.000 colpi. Anche se non mi trovo troppo bene con la doppietta, eh. Il parente si è notato. Però... aspetta. Avevo sentito qua nelle vicinanze. Beh, uno alla volta è anche fattibile. Uno alla volta.
Cavacca. Sono nell'angolo. Troppi. Madonna. Ok, aspetta, mi allontano un po'. Sì. Smesso di attaccarmi, Forse come fosse qualcuno che li chiamava. Tipo la regina. Vabbè, intanto qua mi sa che abbiamo fatto. Oddio, che è sto coso? Aspetta, aspetta. Potevamo tornare indietro, no, era troppo bello. Sai che questo... cavacca, corazzato. Però forse ho capito, forse. Forse. Vediamo. Devo farlo. Ok. Devo rospo. Ah, però dietro no. Dietro è vulnerabile, okay. Pochi colpi. No, infatti. Porca vacca, mi ha anticipato. Se io mi nascondo qui, cioè. Dai. Non so se serve a qualcosa, fargli spaccare queste colonne, però. Ah. No, mi sa che non è servito a niente. Ha sfondato il muro. È sparito. Scusa, Qua dei filtrini. Un kit medico che uso subito. No, però insieme agli altri no, dai. Cioè già è difficile. Aspetta. Vada via. Grazie. È dietro, mi sembra vulnerabile, Dietro. Non ho molti colpi. In generale. Porca. Vieni qua. Vieni qua. Sfonda tutto, sfonda tutto, bravo. Sfonda tutto.
È morto? È morto? Bene. Fa piacere. Con solo 3 colpi. Perché c'è questa musica preoccupante? Scusate. Oh, si sta allagando tutto. E quindi... Dove vado? Una via d'uscita? Tutte le strade portano ad Oktyabrskaya. Il tetro è lì. E adesso c'è anche Anna, nelle mani dei miei nemici. Le mani del traditore Lesniski. Oh, forse siamo vicino... a Ost lì, come cavolo si chiama, non riesco a pronunciarlo, questa città dove c'è il tetro, robo, avamposto, quello che è, ma va bene, cioè siamo vista brutta ma siamo sopravvissuti, vediamo se riusciamo a ricaricarci un po' di roba.